Assolutamente, noi da anni, già prima degli eventi di Sarno, 15 Siano e Bracigliano, denunciavamo la fragilità di questa regione, che è una regione fragilissima tra tante regioni fragili dal punto di vista del dissesto idrogeologico. E abbiamo più volte ribadito che la prima grande opera pubblica di cui necessita l'Italia è quella della messa in sicurezza del territorio. Fare prevenzione, come dimostrano i recenti fatti di Auletta e del Cilento, costerebbe molto meno in termini economici, in termini di mancate opportunità dal punto di vista economico, produttivo, ma soprattutto garantirebbe la sicurezza dei cittadini. Queste frane sono un pericolo reale, potrebbero farci ancora una volta dover piangere morti e feriti, come è successo nel recente passato. E poi è paradossale, è oltremodo paradossale, che zone di importanza strategica per la nostra regione, come la Costiera Amalfitana e il Cilento, che è il più grande parco, rappresenta il più grande parco ormai italiano, siano lasciati in questa sorta di incuria. Ancora una volta bisogna fare presto, perché è tardissimo, queste cose andavano fatte già 20-30 anni fa, è inutile aspettare mesi. Non è possibile, intollerabile che strade di collegamento importanti vengano giù nell'indifferenza, e credo che da questo punto di vista il risveglio dei sindaci sia fondamentale. Adesso bisogna però premere l'acceleratore, bisogna mettere in sicurezza quanto prima questi territori.